Siamo con un tifoso della Salernitana che ieri pomeriggio, 27 agosto 2014, si è recato ai botteghini dello Stadio Arecchio per sottoscrivere l'abbonamento, la tessera diciamo del 2014-2015. Cosa è successo? Ce lo puoi raccontare? Allora, ieri pomeriggio mi sono trovato davanti ai botteghini verso le 6:30 e mi accingevo a fare la fila per poter sottoscrivere l'abbonamento. Arrivati alle 7:15 hanno detto che chiudevano i botteghini e quindi non era più possibile fare l'abbonamento. Al che ci sono state diverse proteste da parte di coloro che facevano una fila e ad un certo punto hanno iniziato a prendere solo i nominativi per coloro che stavano lì in fila per far sì che il giorno dopo, oggi 28, l'avrebbero potuto ritirare e pagare al momento. Poi c'era un altro sportello che era dedicato semplicemente alla consegna e poi al ritiro oggi dell'abbonamento e gli altri sportelli allo stesso modo si sono messi a fare la stessa cosa per poter lei praticamente... Lei in fila da quanto tempo era? Ero in fila da circa 20 minuti, un quarto d'ora grosso modo. E poi erano le 6:30 quando stavo lì. Con lei tantissimi altri tifosi erano lì? Sì, c'erano perlomeno una 30-40 persone che stavano facendo la fila per l'abbonamento. Il motivo della società qual era? Era l'orario, che era tardi, che loro alle 7 dovevano chiudere, quindi alle 7:15 hanno iniziato a fare questa cosa, a dire no, stiamo chiudendo. A un certo punto uno sportello della curva sud l'hanno proprio chiuso con un cartellone e poi dopo le proteste l'hanno riaperto e si sono segnati solo i nominativi di coloro che stavano lì per sottoscrivere l'abbonamento, che poi oggi l'avrebbero dovuto ritirare. Ieri l'avete anche pagato? No, non l'abbiamo pagato. Quando è oggi che si ritira l'abbonamento, gli diamo i soldi.